Salve e bentornati a tutti. Continuiamo le lezioni sui motori a combustione interna. La volta scorsa abbiamo iniziato a parlare dei sistemi di alimentazione dei motori a ciclo 8. Abbiamo parlato dei carburatori in sostanza, abbiamo visto le caratteristiche dei carburatori. C'è da dire in effetti che i carburatori ormai sono quasi completamente in disuso, ci sono ancora pochi i mezzi, diciamo i motori a combustione interna a ciclo 8 che usano ancora il sistema a carburazione. Questo perché in sostanza, nonostante diciamo, l'elettronica abbia migliorato diciamo, le prestazioni dei carburatori, in effetti diciamo, vi sono parecchi inconvenienti diciamo, legati al carburatore. Questi inconvenienti si possono sostanzialmente riassumere in ciò che vi dico. Innanzitutto il carburatore, abbiamo visto, funziona lavorando su una massa d'aria, su tutta la massa d'aria, e grazie alle depressioni causate dalla massa d'aria in effetti si riesce a aspirare il combustibile. Quindi la grossa massa d'aria in effetti comporta grosse perdite di pressione, il che diciamo, ovviamente comporta poi degli abbassamenti dei lambda V, dei coefficienti di riempimento, perché abbassandosi la pressione si abbassa la densità. Altro problema è che operando appunto su tutta la massa dell'aria, dell'aria più il combustibile, il carburatore agisce su una grossa inerzia in sostanza, per cui reagisce abbastanza lentamente diciamo, ai transitori. E l'altro problema è legato al fatto che la dosatura, cioè l'alfa garantito dai carburatori, in effetti risente diciamo, di pochi parametri e non di tutti quei parametri diciamo, che possono influenzare le caratteristiche del motore. Viceversa, altro sistema diciamo, alternativo all'uso dei carburatori è l'uso dell'iniezione. Questo sistema, sappiamo, ha preso origine diciamo, dai motori diesel e si è successivamente sviluppato nei motori a combustione interna. I vantaggi ovviamente sono chiaramente quelli che compensano gli svantaggi dei carburatori, nel senso che l'iniezione, come vedremo tra un attimo, inietta solo del combustibile e quindi in effetti non vi sono più le grosse perdite di carico legate all'accelerazione della corrente. Quindi l'iniezione garantisce in sostanza maggiori coefficienti di riempimento, a cui quindi sono collegati maggiori potenze specifiche, minori consumi. Inoltre, proprio per il fatto che il sistema di iniezione agisce su piccole masse, perché la massa di combustibile, vi ricordo, sono ordini di grandezza un quindicesimo, grosso modo, rispetto alla massa dell'aria, evidentemente è più semplice, diciamo, il transitorio è più velocemente eseguibile. Proprio perché, ripeto, l'inerzia è sostanzialmente più bassa. Inoltre il sistema di iniezione, specialmente legato all'avvento dell'elettronica, può tener conto di molti più parametri diciamo, rispetto al carburatore. Quindi in sostanza, come vi accennavo prima, la maggior parte dei motori a combustione interna oggi sono, diciamo, il combustibile viene iniettato in questi motori tramite sistemi ad iniezione. Per quanto riguarda i tipi di sistemi di iniezione, diciamo, possono essere classificati a seconda diciamo, di diverse caratteristiche. Innanzitutto per quanto riguarda la posizione, possiamo avere l'iniezione diretta in camera di combustione o un'iniezione indiretta in precamera. Per quanto riguarda poi la natura stessa dei dispositivi dell'iniezione, possiamo avere un'iniezione puramente meccanica o iniezione elettronica. L'iniezione meccanica è quella in cui diciamo, vi è un compressore meccanico comandato dal motore, o l'iniezione elettronica viceversa vi, è, diciamo, vi sono delle pompe elettriche e poi tutto il sistema di regolazione è un sistema di tipo, in sostanza di tipo elettronico. Per quanto riguarda poi i criteri per garantire l'uniformità diciamo, del combustibile nei diversi cilindri, possiamo avere sistemi più, diciamo, che garantiscono meglio l'uniformità, che sono i sistemi a punti multipli, cioè vuol dire che vi sono diversi iniettori, cioè un numero di iniettori pari al numero di cilindri, messi nelle vicinanze delle valvole di aspirazione, nel caso sia fatto ovviamente a precamera l'iniezione, mentre a punto singolo vi è un solo punto in cui l'iniezione viene effettuata e grosso modo in una posizione dove tipicamente era posizionato il carburatore. Poi, per quanto riguarda ancora la fasatura può essere, diciamo, la fornitura di combustibile può essere continua, diciamo, o discontinua.
continua, vuol dire che l'iniettore, la pompa, fornisce combustibile per quasi tutto il ciclo, e solo per un attimo, per il periodo di iniezione vera e propria, smette di fornire combustibile e viceversa, nel periodo dell'iniezione. Viceversa, discontinua vuol dire che la pompa fornisce combustibile solo durante la fase in cui si vuole avere la fornitura di combustibile. Infine, altro criterio di classificazione può essere il sistema di controllo e di regolazione. Può essere a ciclo a loop aperto e a loop chiuso. Loop aperto vuol dire che in sostanza la centralina elettronica, a cui, come vedremo, arrivano tutti i segnali, stabilisce qual è l'alfa ottimale e basta. Viceversa, loop chiuso, all'uscita allo scarico del motore vi è un sistema che prende il nome di sonda lambda, che vedremo per quale motivo manda un segnale di retroazione che corregge l'eventuale fornitura di combustibile, in modo tale che si abbia sempre una fornitura di combustibile, in modo tale che l'alfa sia quello voluto in quell'istante. Per quanto riguarda la nascita di questi sistemi di iniezione, come sempre le prime applicazioni nel campo di motori a combustione a ciclo 8 si sono avute nel campo aeronautico. Come sempre l'aeronautica, come sapete, è sempre all'avanguardia, a ciclo 8, con i primi sistemi di iniezione puramente meccanici copiati in sostanza dei motori diesel. Ora viceversa, sistemi di iniezione diretta nel cilindro. E viceversa, ora nelle ultime realizzazioni si tende più che altro a iniezione di tipo elettronica, che ovviamente ha più vantaggi, è più costoso, ma ha dei vantaggi sicuramente superiori rispetto alla meccanica, e soprattutto si tende a l'iniezione in precamera, che ha il vantaggio di richiedere minori pressioni del combustibile, è assoggetta l'iniettore a minori carichi termici e meccanici, e garantisce un'omogenizzazione della carica migliore rispetto all'iniezione diretta in camera. Quindi vediamo ora in sostanza alcuni esempi di iniezione di sistemi di iniezione nei motori a combustione interna a ciclo 8. Quindi il primo sistema che prendiamo in considerazione è un sistema di tipo di iniezione elettronica a punti multipli. Punti multipli, ripeto, vuol dire che vi sono più iniettori, cioè un numero di iniettori pari al numero dei cilindri. In questo caso vedremo che l'iniezione avviene, questo per esempio è un iniettore, avviene in precamera, cioè non avviene direttamente nella camera, ma in un collettore a monte della valvola di aspirazione. In sostanza, in questo schema vediamo questo rappresenta il serbatoio, da cui vi è una pompa elettrica che aspira combustibile, la benzina, la manda in un filtro 3. Dal filtro il combustibile viene in sostanza, va a finire in questo collettore distributore, che serve i vari condotti che portano in sostanza ai vari iniettori. Quindi vediamo ad esempio questo condotto porta a questo punto in precamera, dicevo, c'è un iniettore. In questo caso, questo è un sistema elettronico, questa rappresenta una centralina elettronica. Questa centralina, vedete, prende diversi segnali dal motore, e in particolare prende il segnale di portata di aria da questo sistema. Questo sistema non è altro che in definitiva una paletta mobile, la quale paletta mobile l'aria entra da questo condotto, passa in questo condotto, e quindi l'azione dinamica dell'aria su questa paletta fa sì che la paletta si sposti. Quindi lo spostamento poi viene tramite un sistema elettrico, viene registrato, viene mandato in sostanza un segnale alla centralina. Per quanto riguarda invece il numero di giri, cioè lo spinterogeno, il segnale viene preso dallo spinterogeno, quindi anch'esso va alla centralina elettronica. Vi sono inoltre, questo rappresenta un sensore di temperatura del motore,
quindi che manda il segnale di temperatura alla centralina. E quest'altro invece rappresenta un interruttore termico a tempo, e inoltre vi è quest'altro iniettore. Questo è un iniettore, diciamo, supplementare, che serve specialmente ai bassi carichi, con l'avviamento, per quando la miscela è molto, cioè, quando va arricchita la miscela, quindi un arricchitore di miscela. Quindi vedete, tutti questi sensori mandano in sostanza i segnali di temperatura, oltre ai segnali che abbiamo già visto la centralina, in modo tale che quando la temperatura è molto bassa, diciamo, interviene anche questo iniettore, diciamo, che arricchisce la miscela. Questa è la valvola farfalla. La valvola farfalla è collegata con un interruttore, diciamo, con questo interruttore 10, e in quanto, cioè, questo interruttore in pratica manda un segnale alla centralina quando la valvola farfalla è tutta aperta. Quando si richiede il massimo della potenza, in sostanza la centralina non fa altro che aumentare, arricchire in sostanza la miscela. Inoltre vi è un condotto dell'aria che serve per regolarizzare il flusso dell'aria in sostanza ai minimi carichi. Questo ovviamente è il sistema, diciamo, più complesso, se vogliamo, dell'iniezione, in quanto c'è un sistema elettronico che regola in sostanza il funzionamento del motore. È anche il migliore, perché garantisce sicuramente la maggior, diciamo, uniformità nella distribuzione del carico tra i vari cilindri. Garantisce quindi la ripetitività, perché il sistema elettronico, diciamo, ha in sostanza delle mappe di funzionamento inserite nei microprocessori, tramite i microprocessori, che fanno sì che le condizioni, a ripetersi le condizioni di funzionamento, diciamo, gli alfa che siano sempre gli stessi, e ovviamente ha di per contro gli svantaggi legati al fatto che è un sistema sicuramente costoso, è un sistema, diciamo, piuttosto complicato per quanto riguarda anche la messa a punto. E, diciamo, svantaggio dei sistemi di iniezione rispetto ai sistemi a carburazione, in ogni caso, è che nell'ambito dello stesso cilindro la miscela è più uniforme nei sistemi a carburazione rispetto ai sistemi di iniezione. Dicevo, questo è il sistema più complicato. Vediamo, prima ancora dimenticavo di far vedere un altro sensore. Questo non è altro il sensore che si chiama sonda lambda, di cui vedremo il funzionamento più in là. Questo sensore in sostanza sente in pratica la presenza dell'ossigeno nei gas di scarico, quindi da questo manda un segnale in sostanza alla centralina elettronica, in modo tale che la centralina elettronica possa mantenere in pratica far mantenere il più possibile l'alfa al valore voluto. In sostanza questa è proprio la retroazione di cui parlavo prima, il controllo di retroazione, nasce dal fatto che si vuole controllare anche la qualità delle emissioni. Siccome vedremo in una futura lezione che le emissioni si riescono a controllare molto bene se l'alfa è praticamente costante, pari all'alfa stoichiometrico, tramite dei sistemi di marmitta catalitica, quindi le variazioni di alfa devono essere il minimo possibile, per cui solo un sistema elettronico, quindi con una sonda lambda che sente delle variazioni dell'ossigeno e quindi riesce a far correggere, diciamo, in tempi molto rapidi in sostanza la variazione, l'eventuale allontanamento dall'alfa stoichiometrico, riesce quindi a garantire l'efficienza del sistema, quindi di abbattimento delle emissioni allo scarico. Per quanto riguarda un secondo schema, questo schema invece è un sistema ad iniezione sempre multipoint, multipunti, però di tipo meccanico. Ora questo, diciamo, di tipo meccanico, non meccanico nel senso tradizionale, cioè in cui vi è una pompa collegata meccanicamente, diciamo, al motore, che prende un lavoro dal motore. Questo in sostanza è un sistema che ha in pratica un controllo della quantità dell'iniezione del combustibile di tipo meccanico. Quindi è in pratica un sistema, se vogliamo, misto, nel senso che vi sono sempre i sistemi elettrici ed elettronici di controllo, però la maggior parte, diciamo, del controllo è effettuato meccanicamente.
Lo schema di funzionamento è questo: abbiamo sempre, diciamo, l'uno, il serbatoio, che manda, da cui aspira questa pompa, la pompa manda nel filtro 3 e in pratica abbiamo ancora una volta, o meglio, il filtro è 4, questo è solo un accumulatore di carburante. Dunque, qui abbiamo ancora una volta, vedete, questi sono gli iniettori 6, che anche qui è un sistema multipoint, quindi vi è un sistema di un numero di iniettori a monte di ogni cilindro. Vi è il solito iniettore, diciamo, per avviamento a freddo, quello che arricchisce il miscela a freddo, che abbiamo visto anche prima. In sostanza, il funzionamento si discosta rispetto al caso precedente, specialmente per questo sistema. Questo sistema serve a misurare la quantità di aria portata. L'aria entra, diciamo, in questo collettore e in pratica viene, quindi va a finire in questo tubo, diciamo, divergente, per cui in pratica dove c'è questo piattello, per cui l'aria esercita azione dinamica su questo piattello. Questo piattello, che è incernierato in questo punto, quindi può alzarsi o abbassarsi, in pratica, e questo piattello da un lato quindi viene sollecitato dall'aria, dall'azione dinamica dell'arra, dall'altro viene, diciamo, sollecitato dall'azione del combustibile che è in questo piccolo serbatoio. Qui vi è questo non è altro che un pistoncino che serve da distributore. Quindi il combustibile, tramite questo pistoncino, va a toccare questa leva, per cui reagisce in sostanza all'azione dinamica del piatto e quindi alla portata dell'aria. Quando cioè la portata dell'aria aumenta questa azione dinamica, la spinta sul piatto, per cui questo distributore, questo pistone distributore sale, scoprendo delle luci. Queste sono delle luci di passaggio che mettono in comunicazione in sostanza l'ambiente in cui arriva il combustibile con questi, diciamo, con questi dosatori distributori di carburante. Cioè, in sostanza, il numero di quelle luci ovviamente è pari al numero di cilindri, e quindi pari in sostanza al numero di iniettori. All'aumentare della luce di passaggio, ovviamente aumenta la quantità di combustibile che passa, anche perché vi è un regolatore di pressione di alimentazione, questo 9, che serve a mantenere costante la pressione tra monte e valle delle luci di passaggio, in modo tale che la portata di combustibile sia solo legata non alla differenza di pressione, perché rimane costante, ma solo al tempo, diciamo, di apertura di queste luci. Quindi in sostanza il combustibile quindi poi viene iniettato direttamente, diciamo, nella precamera. Anche qui, diciamo, vediamo che vi sono un interruttore termico supplementare, diciamo, e questa, abbiamo detto, questi iniettori per avviamento a freddo, che fanno sì, che mandano in sostanza un segnale, diciamo, a questa centralina 5, la quale centralina 5 in pratica risente delle temperature. Quando si abbassano le temperature, in sostanza, questa centralina 5 fa sì che la miscela venga arricchita, dando un valore opportuno di pressione al combustibile che va in questo condotto. Anche qui l'unica, quindi in sostanza, la differenza è nel controllo. Prima il controllo era completamente elettronico, ora il controllo, diciamo, è meccanico, è legato in sostanza alla portata che passa. La portata che passa agisce, diciamo, da sistema, in pratica agisce su questo piattello in modo da poter far alzare o abbassare questo distributore. E l'alzata e l'abbassamento di questo distributore quindi regolano l'apertura di queste luci da cui passa il combustibile. Anche qui si vede, diciamo, una sonda lambda, quindi anche qui, diciamo, questo è previsto il controllo, diciamo, a loop chiuso in retroazione, proprio per migliorare la qualità dei gas di scarico. Ovviamente questo tipo di sistema ha il vantaggio di costare meno, ovviamente, il sistema elettronico, completamente elettronico, ha chiaramente lo svantaggio che evidentemente i tipi di regolazione non sono così precisi come nei sistemi di tipo elettronico.
Ora, quest'ultimo sistema che prendiamo in considerazione è un sistema di iniezione meccanica, questa volta single point, punto singolo. Cioè in questo caso vi è un solo iniettore, in sostanza, che poi distribuisce in pratica il combustibile alla miscela, all'aria, che poi diciamo viene indirizzata nei vari cilindri, in sostanza. Quindi fa un po' la funzione del carburatore. Ora, come funziona? Qui abbiamo ancora una volta il serbatoio, la pompa, la pompetta 1 che manda sempre attraverso il filtro e il combustibile quindi va qui. Questo è l'iniettore. Questo iniettore, vedete, qui c'è questo 5 che non è altro che un regolatore di pressione. Cioè questo regolatore di pressione agisce allo stesso significato di prima, cioè fa sì che la variazione di pressione tra monte e valle dell'iniettore rimanga costante, in modo tale che la portata di combustibile che passa, che viene iniettata nel motore, dipenda solamente dal tempo, se vogliamo, di apertura dell'iniettore elettromagnetico. Quindi anche qui abbiamo la valvola farfalla, vedete, a valle di questo sistema di iniezione, la quale valvola farfalla ancora una volta è collegata a questo interruttore, questo potenziometro che fa sentire, che fa in modo tale che la quantità di combustibile venga arricchita, la quantità di miscela venga arricchita, diciamo, quando in condizioni di massima potenza. Qui, anche qui, in ogni caso, è sempre un gruppo elettronico di comando, evidentemente molto più semplice rispetto al caso, diciamo, del gruppo elettronico multipoint. E quello che si può notare ancora una volta è che al gruppo elettronico evidentemente vanno il segnale sia di numero di giri che viene fuori dallo spinterogeno che di temperatura da questo interruttore, da questo sensore di temperatura, e la portata dell'aria. In questo caso la portata dell'aria viene misurata con una sonda a filo caldo, in pratica, che è rappresentata da questo elementino, in pratica, che viene attraversata, dal flusso dell'aria. Cioè in sostanza vi è un filo che viene riscaldato elettricamente, per cui viene poi quindi riscaldato elettricamente per effetto Joule e viene pertanto raffreddato dall'aria che passa. E quindi a seconda della portata dell'aria aumenta, se aumenta la portata dell'aria aumenta il raffreddamento, e a seguito del raffreddamento del filo si ha in pratica una variazione, insomma, in sostanza di tensione, che viene misurata da sempre dalla centralina elettronica, da cui pertanto si può risalire alla portata dell'aria stessa. Quindi in sostanza vantaggi di questo schema: questo è ancora più semplice di quello precedente. Uno schema, ripeto, è meno preciso per quanto riguarda, se vogliamo, la spartizione di combustibile nei diversi cilindri, perché qui in sostanza vi è un solo iniettore, poi l'aria si ripartisce tra i cilindri, rispetto al sistema multipoint, e in ogni caso ha il grosso vantaggio di essere ovviamente più economico rispetto ai sistemi precedenti. L'ultima cosa, diciamo, di cui rimane da parlare per quanto riguarda il sistema di iniezione è, diciamo, la regolazione mediante la sonda lambda. Abbiamo visto in sostanza abbiamo accennato più volte all'esistenza di questa sonda lambda. Vediamo in che cosa consiste. Ripeto, la problematica della sonda lambda è legata al mantenimento in pratica di un alfa molto vicino alle condizioni stoichiometriche. Quindi l'alfa in sostanza può variare di massimo 0,1 rispetto all'alfa stoichiometrico. Questo perché? Ripeto, perché se si vuole controllare l'emissione dei gas dal motore, le marmitte di tipo catalitico hanno il massimo rendimento con un alfa pari a quello stoichiometrico. Per cui per avere il minimo di inquinanti possibili bisogna, diciamo, spostarsi il minimo possibile da queste condizioni. Quindi la sonda lambda in sostanza funziona, come abbiamo visto, è messo allo scarico. In pratica consiste di due elettrodi di platino, in pratica, che sono separati da un elettrolito solido che non è altro che ossido di zirconio. In pratica i due elettrodi di platino arriva
da un lato l'ossigeno viene, arriva l'ossigeno atmosferico, l'aria fresca in sostanza, dall'altro viene, cioè, invece vengono in contatto i gas combusti che hanno una certa percentuale di ossigeno, diciamo ancora, ancora nella loro composizione. Quindi, vedete, questa sonda Lambda in sostanza è questo. Da un lato questo è il sistema che prende aria fresca, diciamo, da queste aperture. Questa aria fresca va all'interno di questa scanalatura e va pertanto in contatto col platino, diciamo, che è all'interno di questa sonda. Viceversa, l'altro lato viene immerso nel tubo di scarico. Quindi vedete, il tubo di scarico passa, i gas di scarico passano attraverso questi fori, attraverso la sonda, e quindi vanno a colpire l'altro lato, in sostanza, l'altra lamina di platino. La quale lamina di platino, questa, diciamo, che viene in contatto con i gas di scarico, viene protetta in ogni caso da uno strato di ceramica poroso che serve appunto per proteggere dagli effetti chimici e termici di questi gas caldi. E allora, in sostanza, che succede? Che per quanto in pratica questa sonda risente delle variazioni, diciamo, di concentrazione di ossigeno da un lato e dall'altro, quindi la differenza di pressione parziale dell'ossigeno. Per cui l'ossigeno, diciamo, che viene l'ossigeno atmosferico, quindi che entra in contatto con l'aria, diciamo, va a colpire questa lamina di platino che funge da catodo e subisce delle azioni di ossidoriduzione. Per cui questo ossigeno in pratica si ionizza diventando O-. Questo O-, diciamo, viene trasportato attraverso l'elettrolito solido e va fino ad andare in contatto con l'altra lamina che funziona da anodo, per cui in pratica la lamina cede le due elettroni, per cui l'ossigeno ridiventa neutro e viene portato via dai gas di scarico. Per cui il fatto che questa differenza, diciamo, questa migrazione di ossigeno da un lato all'altro vi è fin quando, diciamo, vi è differenza di concentrazione da un lato all'altro. Cioè, in sostanza, questo passaggio di ioni di ossigeno da un lato all'altro fa sì che si crei una differenza di potenziale che viene avvertita dalla sonda, che manda pertanto un segnale al centralino. Quindi quando in sostanza l'ossigeno è in eccesso, cioè in sostanza la centralina risente del fatto che l'ossigeno di gas di scarico sia in eccesso o in difetto rispetto alla condizione stechiometrica. Quindi questo segnale viene poi preso dalla centralina, la quale centralina poi quindi adegua il funzionamento delle pompe di iniezione, quindi del sistema di iniezione, arricchendo o impoverendo la miscela in modo tale che, diciamo, lo scarico si abbia pertanto i gas, cioè, in modo tale che nel motore si abbia, dicevo, l'alfa pari all'alfa stechiometrico. Bisogna dire che per aumentare, diciamo, le prestazioni, la sensibilità di questo sistema è opportuno riscaldare il sistema a circa 600 gradi. Quindi negli ultimi sistemi, diciamo, le ultime sonde sono riscaldate in modo da avere delle prestazioni migliori. E con questo ritengo di aver concluso la carrellata, diciamo, di informazioni riguardo ai sistemi di iniezione per i motori a ciclo 8. Vediamo ora di dire qualcosa a riguardo dei motori ciclo diesel, quindi motori a combustione spontanea. Sappiamo che i motori a ciclo diesel sono riforniti di combustibile che è gasolio, il quale è combustibile a bassa volatilità. Quindi in questo caso è necessario che il gasolio venga iniettato da un sistema di iniezione nel cilindro o in precamera, questo l'abbiamo già visto, sotto forma di spray, in modo tale che questo spray di combustibile, questa nuvola di combustibile, poi venga, diciamo, venga messo in movimento dai vortici che all'interno del cilindro si mescoli il più possibile, diciamo, con l'aria, per cui il più possibile si fa in modo che si deve fare in modo che il combustibile trovi la quantità di aria sufficiente necessaria affinché si abbia le reazioni di combustione. Pertanto questo motore, il motore diesel, accensione comandata
accensione, scusate, spontanea, detto comunemente motore diesel, in sostanza funziona sempre con un grosso eccesso di aria, quindi con alfa molto bassi, proprio perché il combustibile deve trovare, diciamo, la particella di aria per poter, diciamo, si deve uniformare in sostanza dopo la sua iniezione nel motore stesso. Quindi vi sarà un sistema anche qui di iniezione che inietterà il combustibile all'interno del cilindro, o in precamera a seconda delle soluzioni scelte. Cioè, in sostanza, la regolazione, a differenza di un motore a combustione interna, non viene fatta agendo sulla miscela, ma viene fatta agendo solamente sulla quantità di combustibile in questo caso. Cioè, la miscela è opportuno che l'aria sia sempre in grosso eccesso, proprio affinché si abbia la possibilità di avere le reazioni chimiche. Se l'aria si impoverisce troppo, la quantità di aria diminuisce, cioè l'alfa si arricchisce troppo, il grosso rischio è che ci sia un grosso incombusti, perché il combustibile potrebbe non trovare le particelle d'aria con cui andare ad agire chimicamente. Per quanto riguarda i sistemi, vediamo le mappe di funzionamento di un motore diesel, così come a suo tempo abbiamo visto quello di un motore a combustione interna. Possiamo vedere che se noi andiamo a plottare in sostanza la pressione media effettiva in funzione della velocità di rotazione, abbiamo delle curve, diciamo, in sostanza a pari rapporto di equivalenza, o delle curve di isopotenza. Vediamo che il rapporto di equivalenza φ è definito come l'alfa stechiometrico diviso l'alfa. L'alfa è l'alfa effettivo del motore, l'alfa stechiometrico è quello che si avrebbe in condizioni stechiometriche. Quindi, in sostanza, quello che si vede è che da queste curve si vede che in queste condizioni l'alfa il φ aumenta, il che vuol dire che l'alfa diminuisce. Cioè, in sostanza, per aumentare la potenza del motore, ripeto, bisogna aumentare la quantità di combustibile iniettata, in sostanza. Vi sono dei limiti, come vi dicevo prima, cioè i limiti a bassi numeri di giri non si possono, cioè alti carichi, bassi numeri di giri, non si può andare sopra certi valori di φ perché c'è un limite legato alle emissioni. Invece ai numeri di giri medi c'è un limite legato alle pressioni massime, quindi ai carichi meccanici, mentre agli altri numeri di giri c'è un limite legato alle massime temperature raggiungibili. Ora, in sostanza, queste sono le mappe di funzionamento, quindi i nostri sistemi di iniezione devono in qualche maniera soddisfare queste mappe. L'apparato di iniezione ovviamente deve avere caratteristiche tali da, innanzitutto, da garantirmi la quantità di combustibile voluta in ogni condizione di funzionamento, quindi che soddisfi in sostanza quelle mappe. Poi, quello che è molto importante, il sistema di iniezione deve garantire uno spray tale, diciamo, da favorire il più possibile, quello che dicevamo prima, il miscelamento dell'aria, del combustibile con l'aria. Quali sono i principali sistemi di iniezione? I principali sistemi di iniezione, in genere, in questi motori diesel, il sistema di iniezione è formato da una pompa meccanica, diciamo, che comprime il fluido, e da un iniettore, che è l'organo che, diciamo, manda il fluido poi all'interno del motore. Ora, queste pompa e iniettore possono essere più o meno combinati insieme e danno origine a schemi di diverso tipo. Cioè, in particolare, vediamo gli schemi, diciamo, più usati sono i seguenti. Abbiamo in questo caso una pompa. Questo è il caso in cui vi è una pompa, cioè una pompa per ogni cilindro. Quindi una pompa per ogni cilindro, e ad ogni cilindro poi, quindi in questo caso 4 cilindri, 4 pompe, avremo una pompa per ogni cilindro, e quindi un iniettore in ogni cilindro. In questo caso il carico, diciamo, il controllo del carico e della fase viene effettuato dalla pompa. In sostanza gli iniettori si aprono automaticamente, quindi ci sono delle valvole automatiche che aprono e chiudono, fanno chiudere gli iniettori. Si vede innanzitutto che, comune a tutti gli schemi, vi è questo circuito, questo è un serbatoio, vi sono tre filtri addirittura, è molto importante evitare che le particelle anche piccole vadano a finire nell'iniettore,
perché c'è il rischio ovviamente di sporcare questi iniettori. Vi è una pompetta che manda in sostanza il gasolio in questi sistemi di iniezione, che sono le pompe principali, o vedremo, cioè in genere una pompa principale di iniezione, quindi una pompetta, se vogliamo, di estrazione, che prende il gasolio e la manda alla pompa di iniezione. Ovviamente questa dà solo una prevalenza molto bassa per vincere le perdite di carico di questo circuito. Inoltre nel serbatoio vi è il riflusso del gasolio che non viene mandato nei cilindri, quindi torna indietro nel serbatoio. Quindi diciamo, questo primo sistema, una pompa meccanica per ogni cilindro, un iniettore per ogni cilindro, pompa collegata all'iniettore. Invece in questo secondo sistema vi è un'unica pompa meccanica che manda un distributore. Questo distributore poi distribuisce ai vari cilindri diciamo il gasolio, il combustibile, quindi poi in ogni cilindro ci saranno poi gli iniettori, diciamo, che spruzzeranno il combustibile all'interno. Questo, diciamo, è un altro sistema, in cui abbiamo sempre la pompa di iniezione che manda questa volta in un accumulatore, cioè in pratica in questo accumulatore si ha una pressione abbastanza bassa, quindi qui vi è gasolio a pressione, diciamo, medio-bassa. Questo accumulatore poi distribuisce il combustibile ai vari iniettori, però questa volta gli iniettori non sono iniettori, diciamo, all'apertura automatica, che si apre per differenze di pressione, ma sono comandati da una cam. E questi iniettori in genere hanno anche funzione di pompante, cioè aumentano la pressione di quella della quantità voluta, diciamo, per avere l'iniezione nel motore, perché abbiamo detto che la pressione in questo accumulatore è abbastanza bassa, quindi l'aumento di pressione viene dato direttamente in questo pompante iniettore. Infine vi è un ultimo sistema: la pompa manda a un accumulatore ancora a bassa pressione, l'accumulatore poi manda a un distributore, questa volta che distribuisce i vari iniettori, diciamo, il combustibile. Ora, se vogliamo vedere in pratica qualche realizzazione pratica, possiamo iniziare a vedere il primo sistema. Il primo sistema è il sistema in cui, diciamo, c'è un pompante, una pompa in sostanza per ogni cilindro, che manda, diciamo, nel cilindro. In sostanza uno schema di questo tipo. Quindi vedete, qui abbiamo le diverse mandate, sono per i quattro cilindri. Questo è uno schema esterno della cassa, quindi diciamo qui si vede ben poco. All'interno vi sono di questo sistema, vi sono tanti gruppi pompanti quanti sono, diciamo, gli iniettori. Quindi in effetti è un'unica cassa che comprende tutte le pompe di iniezione. Questa si può vedere un po' meglio da questa foto. Questa rappresenta uno spaccato della stessa pompa, quindi vedete, questi sono i condotti che poi vanno negli iniettori. Qui si vede, questo è il pompante all'interno di questo cilindretto. Dunque il pompante si muove, ovviamente in modo alternato, grazie a un sistema a camme. Questo è l'albero, diciamo, l'albero motore, cioè di questo albero che muove, o meglio i pompanti, che ovviamente prende il moto dal motore. Quindi grazie a un sistema di punterie, questa camma, diciamo, trasferisce il moto a questo stantuffo. Quindi questo stantuffo si può, diciamo, muovere di moto alternativo grazie alla presenza di questa camma. Ora, quindi qui dentro avvengono, in pratica, in questo stantuffo in certe posizioni fa sì che il gasolio entri. Poi ora vedremo una figura più chiaramente. Una volta entrato, chiuse, diciamo, il contatto col serbatoio, il collegamento col serbatoio, in pratica si ha la compressione si avrà fin quando la pressione interna non è in grado di aprire la valvola, l'iniettore. Per spiegare meglio questo, vediamo questa figura. Questa figura, ecco, vedete, questo rappresenta il pistoncino. Questo, il pistone in questo caso è al punto morto inferiore, vi è collegamento tra il serbatoio e l'interno del cilindretto, quindi là il combustibile sta entrando.
Quello che è importante da notare è che vi è questa è una scanalatura all'interno, diciamo, del pistone. Questa scanalatura è molto importante per quello che vedremo tra un attimo. Quindi, quando il pistone sale, non fa altro che chiudere in sostanza l'ingresso del combustibile e cominciare la compressione. Quindi, quando la pressione arriva, diciamo, a una pressione tale da far aprire l'iniettore, si ha la mandata del combustibile. Questa è la fase di mandata. E la mandata si ha fin quando in sostanza non si scopre la comunicazione con la luce, diciamo, che viene col serbatoio del combustibile. Questo avviene perché, vedete, questa scanalatura a un certo punto, quando il pistone risale, entra in comunicazione con la luce, diciamo, la luce che va al serbatoio. Per cui quando avviene ciò, il pistone, l'olio, ecco, in questa posizione, l'olio rifluisce indietro, cioè in sostanza finisce la mandata, diminuisce la pressione, sale il flusso dell'olio indietro e quindi a termine la mandata. Ora questo è interessante perché questa scanalatura può essere ruotata. Infatti la regolazione di queste pompe avviene grazie alla rotazione di questa scanalatura, grazie a questa cremagliera. Quindi al girare e ruotare di questa scanalatura aumenta o diminuisce la corsa utile del pistone. Se vogliamo vederlo in maniera forse ancora più chiara, lo si vede da questo disegno. Vedete, ecco, questa è la scanalatura con questo, diciamo, quindi qui si ha la fase di aspirazione, quindi una volta chiusa l'aspirazione si ha la compressione. Ecco, vedete che quando questa scanalatura arriva, diciamo, che è in contatto con, diciamo, qui c'è una scanalatura dall'altro lato, in contatto con la luce del serbatoio, di apertura nel condotto che va al serbatoio, si ha il termine, ovviamente, la mandata e il riflusso indietro. È chiaro che ruotando, vedete, questa scanalatura, evidentemente in questo contatto, questo riflusso, lo si può avere ad una corsa maggiore o minore rispetto, diciamo, e quindi la durata della mandata può essere maggiore o minore. Quindi la maniera per regolare questo tipo di pompa è proprio con una cremagliera che fa ruotare in sostanza questa scanalatura. Ora, per quanto riguarda i sistemi di iniezione, ci sarebbe ancora da vedere qualche schema. Io credo che, siccome il tempo è sostanzialmente terminato, ritengo che sia opportuno salutarvi, ringraziarvi per l'ascolto e rinviarvi alla prossima lezione. Grazie a tutti.